Se non fosse per noi, Matteo Renzi potrebbe andare a dire che, ogni tanto prova a dirlo, che sono stati aboliti i finanziamenti pubblici ai partiti, che era un suo, anche un suo cavallo di battaglia durante le primarie. Lui aveva sempre detto aboliremo il finanziamento pubblico ai partiti, cosa che invece non ha fatto e continua a non fare. È il primo provvedimento, anzi, che noi abbiamo subito individuato come la prima bugia di Matteo Renzi, è proprio questa. Fermiamoci un momento No, qua, però vorrei sì. ricordare una cosa, Sì. noi l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti l'abbiamo fatto, cioè, e tra l'altro voglio dire, Ma dove, scusi? no guardi, Ma dove in Italia? forse lei non era presente, forse lei non Forse si era trovava in presente in un'altra aula, parte. comunque è difficile parlare con chi non Scusi, accetta mai posso di venire, chiederle se è però vero che i insomma, cittadini. però vorrei parlare Bonafede, perché io non ti ho Posso interrotto, chiedere solo una domanda e poi. Solo una domanda, io faccia la la domanda prego di velocemente, scusarmi, Bonafede. solo una domanda. Solo una domanda, se vuole specificare se è vero che i partiti smetteranno di prendere soldi dal 2017, Guardi, poi li le prenderanno in rispondo, altra guardi, maniera, la ma ringrazio nella maniera in cui li prendono per adesso avermi alzato la smettono da palla. prenderli dal Ok, 2017. aggiungo solo un elemento per tutti, soprattutto per chi è a casa, che Bonafede è in collegamento dall'esterno a Montecitorio, quindi c'è un margine di ritorno e di, se no poi rischiate di parlarvi sopra. Quindi domanda fatta, ascoltiamo la Allora, risposta. io ringrazio Bonafede di avermi alzato la palla, perché una palla migliore al nuovo centrodestra non poteva essere alzata. Il nuovo centrodestra è il primo partito nella storia della Repubblica Italiana che non ha già da oggi finanziamento pubblico. Quindi, per quanto ci riguarda, non solo abbiamo condiviso la necessità di arrivare a questo obiettivo, tant'è che in aula abbiamo votato la legge che è arrivata, era un decreto che usciva dal governo Letta, uno degli impegni tra l'altro che ci eravamo presi, quando è nato il governo Letta, quando anche Berlusconi era all'interno della maggioranza, tra l'altro voglio ricordare. Il Popolo della Libertà proprio l'aveva messo nel patto del parlamentare, quindi da noi sottoscritto, quindi noi l'abbiamo approvato in aula. In più, così è più contento Bonafede da una parte, ma io spero i cittadini dall'altra, che mi interessano molto di più, il nuovo centrodestra, quando è nato, per il meccanismo che è in atto, già oggi non percepisce nessun euro di finanziamento pubblico. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, siamo assolutamente trasparenti e non altro. Io, l'esponente del nuovo centrodestra, che tra l'altro si vanta di non prendere soldi a cui non ha diritto il nuovo centrodestra, perché non avendo partecipato come nuovo centrodestra alle ultime elezioni, è chiaro che non prende il finanziamento pubblico, che è rimasto invece a No, Forza guardi, Italia, ma sbaglia perché lo probabilmente ci potrei saranno prendere, in delle realtà compensazioni no, non conosce il regolamento. quando torneranno insieme alle prossime elezioni, quando faranno l'alleanza.